Oggi siamo qui con il sindaco di Rho, Andrea Orlandi, che abbiamo incontrato spesso, ma vogliamo fare il punto su come sta procedendo il suo programma. Per questo abbiamo selezionato quelle che erano le parole chiave e oggi vogliamo vedere se dalle parole si è passato ai fatti. Intanto benvenuto. Grazie dell'invito e benvenuti a tutti voi che ci ascoltate. Allora, partiamo da una parola strana, che però è stata la prima parola che compariva sul programma elettorale. Calipè, un confronto, un insieme, una comunità che si parla. Com'è la situazione reale tra la teoria e la pratica? Rho è una comunità che si parla? Ah, questa è una bella domanda e forse il fulcro, il cuore di tutta l'attività dell'amministrazione. Allora, mi viene da dire di sì, nel senso che Rho è una di quelle città che, pur essendo abbastanza grande, 51.000 abitanti, è la sesta città della nostra città metropolitana di Milano, mantiene un tessuto che io definisco di paese, quindi dove le persone sono vicine e si fa di tutto appunto per accorciare le distanze. E lo stile è proprio quello di Calipè. Calipè è un detto, è una parola himalayana che identifica il cammino fatto a passi corti e senza però mai fermarsi. Ecco, questo forse è il miglior metodo per agire in una società che corre tutti i giorni, sembra che dobbiamo fare tutto entro non la giornata di domani ma entro la giornata di ieri. Invece questo tempo invece un po' più disteso, più lento, ma sempre continuo senza mai fermarsi, credo che sia il miglior modo per raggiungere le vette più alte. E se lo dicono gli himalayani, che hanno tutte vette sopra gli 8.000, vuol dire che così si raggiungono davvero le vette più alte. Ecco, la comunità che è unita, la comunità che cammina insieme, non lascia indietro nessuno, non lascia indietro soprattutto le persone che si trovano in difficoltà, in fragilità economica. Quali sono state le azioni concrete per contrastare la povertà? Oh, questa è una di quelle cose che mi tormenta, devo dire, perché è una cosa su cui non si è mai arrivati, soprattutto nel contesto di oggi. E le ferite che sento più importanti nella mia attività da sindaco sono proprio quella volta di non riuscire a dare le risposte a tutti. Quindi abbiamo messo in campo diversi progetti, abbiamo rinforzato tutta la parte per le estreme povertà, che quindi sono il dormitorio, servizio docce, servizio mensa. Abbiamo poi potenziato anche un po' tutti quelli che sono i servizi per gli anziani. Su quello poniamo davvero tanta attenzione, insieme a quelli che sono i servizi per nella fascia 0-6 anni, che è una fascia in cui a volte siamo ancora carenti anche lì sui servizi. Quindi mi sento dire che non siamo arrivati su questo punto. Un obiettivo su cui stiamo facendo davvero tantissimo, ma dato il contesto di oggi in cui ci troviamo, in cui si riaffacciano le povertà, l'impoverimento anche del ceto medio, è un tema sicuramente da attenzionare insieme al tema della casa. Ecco, a proposito di casa, di riqualificazione, sicuramente la città di Rho sta vivendo una nuova, diciamo, un nuovo rinascimento anche dal punto di vista urbanistico. Fulcro senz'altro è il teatro Roberto De Silva, che sta compiendo i suoi due anni, il 25 di novembre l'inaugurazione, quindi i primi due anni di vita, ma come si trasformerà la città di Rho proprio partendo da un luogo della cultura come il teatro? Il teatro è stato un po' simbolo anche di una ripresa di tutto lo sviluppo urbanistico della città, che mira a svilupparsi non consumando suolo innanzitutto, ma rigenerando le aree dismesse esistenti all'interno della città. Proprio la scorsa settimana abbiamo approvato in giunta l'adozione di 4 importanti piani attuativi, ne cito solo uno che è il più grande e consistente, che è tutta l'area ex CMR Rho Incisa. Finalmente dopo tanti anni abbiamo adottato il piano attuativo, vuol dire che abbiamo messo nelle condizioni il privato di poter proseguire l'iter di approvazione, che richiede ancora qualche mese, ma ecco, sono punti importanti perché ripensare ad esempio quell'area lì molto grande che ha come obiettivo pubblico la bonifica dell'esistente, perché lì c'erano aziende che facevano le lavorazioni che hanno inquinato particolarmente il terreno, e il completamento delle connessioni verdi quando l'intervento sarà finito, credo che sia il miglior modo per disegnare la nostra città del futuro e accompagnare quindi lo sviluppo con queste importanti trasformazioni. Nella città del futuro sicuramente un ruolo strategico è il recovery plan, lo stiamo vedendo con i cantieri aperti, chiusi anche con anticipo per quanto riguarda il progetto Spugna. A che punto siamo su questo? Stiamo lavorando, siamo proprio nel mezzo della cantierizzazione, anzi ormai abbiamo cantierizzato tutte le aree, ne manca solamente una. Rho ha fatto tanto, abbiamo recuperato 33 progetti per 58 milioni di euro, che sono tantissimi per la nostra città. I cantieri sono aperti, stanno procedendo, siamo sostanzialmente in linea con tutti, quindi l'obiettivo è quello di
traguardare la scadenza del 2026 esattamente in pari almeno sul 95% dei progetti. Guardate che non è per nulla un obiettivo semplice da conseguire. Tenete presente, solo quando uno ristruttura casa e i ritardi che ha per ristrutturare un appartamento, potete immaginare quando stiamo mettendo mano a importanti punti della città e che di conseguenza ogni volta che uno lavora trova poi determinate cose. Chi ha un cantiere aperto lo sa, oggi non si può prescindere dalla sostenibilità, lo sa anche il comune di Ro, quindi sì i cantieri, ma sì anche la sostenibilità. Esatto, noi abbiamo fatto una cosa nuova, l'abbiamo passata un po' sotto traccia perché poi nella velocità del PNRR a volte alcuni elementi non sono stati valorizzati, ma per la prima volta nel comune di Ro, dentro l'approvazione del progetto, abbiamo valutato la sostenibilità ambientale e economica del progetto stesso. Cosa significa? Rifacimento di Piazza Visconti, dentro il progetto, e ripeto non era mai avvenuto, abbiamo valutato la sostenibilità ambientale, quindi abbiamo investito di più nella creazione di vasche sotterranee per la raccolta delle acque reflue, in modo tale che queste non finiscano in fogna ma vengano rilasciate nel terreno, ad esempio, e la sostenibilità economica, cioè quanto quella piazza rifatta costerà in termini manutentivi ogni anno al comune, per capire se quindi la scelta dell'investimento si rende poi sostenibile economicamente anche nel tempo. Guardate che questo è una chiave di svolta, perché si era soliti invece approvare le opere pubbliche e poi pensare a cosa sarebbe stata la sostenibilità ambientale, poi pensare alla sostenibilità economica, e questo credo che sia un passaggio importante.